Allora, guardi, questi dati purtroppo sono il frutto di una situazione di grave sofferenza dell'intero sistema economico italiano, sia dal versante manifatturiero, quello che leggiamo, no, quotidianamente dai grandi impianti in crisi alla moria di piccole e medie imprese, sia dal versante dei servizi. In pratica rischiamo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, rischiamo una crisi occupazionale gravissima, molto più grave di quello che abbiamo visto finora, una sorta di cedimento strutturale della nostra economia. E questa è una cosa che sono certo non sfugge al governo, ma probabilmente sfugge alla classe politica a maggioranza. Di conseguenza, la gente perde il lavoro, i consumi crollano, evidentemente questo fa crollare anche gli investimenti. E si entra in un circolo vizioso in cui praticamente una situazione di recessione profonda rischia di trasformarsi in una vera e propria depressione. Il fatto che noi siamo messi peggio di altri paesi europei è, a mio modo di vedere, frutto di una stretta fiscale troppo violenta e troppo ravvicinata nel tempo, perché notoriamente noi, proprio per rassicurare, tra virgolette, i nostri partner europei, segnatamente la Germania, ci siamo impegnati, tra l'altro con il governo precedente all'attuale, ci siamo impegnati a raggiungere il pareggio di bilancio nel 2013. Questo obiettivo così ravvicinato sta producendo questi effetti, cioè una stretta che rischia di mandare in avvitamento il paese. E temo che le prossime settimane, indipendentemente da notizie positive, potenzialmente positive, come l'annuncio di Draghi, che è solo potenzialmente positivo, ci daranno conferma che il paese rischia una crisi occupazionale, davvero con pochi precedenti, per non dire senza precedenti. Sì, allora, il problema è che l'orizzonte temporale di un paio d'anni in questa situazione è un'era geologica. Semplicemente il Financial Times ha proiettato su un orizzonte temporale la dinamica attuale. E la dinamica attuale, che è in atto dall'autunno dello scorso anno, quindi da circa un anno, è proprio quella di una sorta di, tra virgolette, rinazionalizzazione dei flussi finanziari. Cioè, mentre prima il denaro fluiva, nel senso che euro tedeschi e francesi andavano a comprare in Italia, adesso si sta verificando esattamente il contrario. E questo è un fenomeno, che è stato illustrato anche da Draghi giovedì, tra le varie situazioni che giustificano l'intervento della Banca Centrale Europea, che è quello della, tra l'altro io ne ho anche scritto sul mio blog, che è la sorta di frammentazione dei flussi finanziari, di rinazionalizzazione dei flussi finanziari. Allora, se noi non riusciremo a invertire questo fenomeno, modificando la governance dell'Unione Europea e creando, diciamo, condizioni per una maggiore integrazione, il rischio è effettivamente quello che lentamente ma inesorabilmente i paesi si liberino delle posizioni in titoli italiani, solo che questa liberazione dei titoli italiani, questo scarico di titoli italiani non è che finisce nel vuoto, questi titoli finiscono in mano o alle banche di casa nostra che poi però lo girano alla Banca Centrale Europea, oppure se e quando l'Italia chiederà assistenza sarà la Banca Centrale Europea a comprare il nostro debito, se non ci sarà sufficiente domanda dall'estero. A quel punto, quindi, gli stessi paesi che ora si stanno liberando dei nostri titoli tramite le loro banche saranno ancora a rischio, perché se il nostro paese dovesse andare in default, la Banca Centrale Europea, con tutti i titoli che ha comprato, a sua volta prenderebbe delle perdite enormi. E siccome al capitale della Banca Europea la Germania partecipa col 28%, se non ricordo male, e la Francia con circa il 25%, le perdite uscite dalla porta entrano dalla finestra, per cui il sistema si tiene tutto. Anche cercare di. È razionale che una banca francese dica: sono preoccupato dei BTP, me ne libero. Il problema è che te ne liberi tu, però il rischio sul tuo paese ti torna in un'altra modalità, perché siamo tutti inviluppati, non ci sono vie di uscita, solo un approccio sistemico può salvare l'eurozona.
diciamo che hanno una qualche giustificazione nella misura in cui interventi come quello della Banca Centrale Europea e anche la riforma delle istituzioni comunitarie faranno progressivamente scendere gli spread e il livello dei tassi di interesse, ridurranno il costo del debito e permetteranno al paese di respirare. Però io non la vedo questa ripresa nel breve periodo, perché la situazione è oggettivamente molto pesante. Il sistema produttivo è entrato in una sofferenza che probabilmente non ha precedenti non solo nella storia della Repubblica, ma nella storia dell'Italia unitaria. E quindi facciamo la tara per le dichiarazioni dei membri del governo, perché trasmettere fiducia è compito anche dei governanti, purché questa fiducia abbia delle basi razionali, cosa che in precedenza non avveniva. Quindi, diciamo, è un tentativo di instillare fiducia, forse anche così, ma è veramente un barlume. La strada sarà molto lunga e comunque molto accidentata e molto dolorosa.